Grazie, grazie. Gli impegni successivi sono l'inaugurazione dell'anno accademico domani alle 2:30, al quale naturalmente siete tutti attesi e anche invitati, perché è cosa vostra, nostra. Io volevo dire veramente la mia massima soddisfazione per essere qui in questa occasione così speciale. Nella sua introduzione al libro, che qui vanto di avere la unica copia cartacea, ma su carta riciclata, il vostro grande direttore Marco Bologna scrive, non ha vergogna di scrivere, che in questo dipartimento la ricerca ha carattere frenetico. Me ne compiaccio moltissimo, mi compiaccio di questa frenesia. Questa frenesia vuol dire ricchezza. Voi siete un dipartimento di eccellenza. La storia dei dipartimenti di eccellenza è una grande scommessa. Voi avete intrapreso questa avventura sotto la direzione di Settimio Mobilio, che qui saluto, veramente carissimo amico, ed è stata poi un'avventura che è stata coronata subito da successo, ma quel successo, quando sono stati attribuiti i fondi, diciamo così, e il bollino di dipartimento di eccellenza a vari dipartimenti italiani, ma non molti, quella era soltanto l'inizio, era una promessa. Ora, questo è il momento di vedere in che misura quella promessa comincia ad essere mantenuta. E in questo caso, nel caso del vostro dipartimento di scienze, basta guardare e effettivamente sfogliare questo libro, vedere cosa ci aspetta di là con i 60 pannelli, non c'è dubbio che una promessa che il vostro dipartimento sta mantenendo egregiamente. E di questo Roma 3 è particolarmente fiera. Siete uno dei dipartimenti di punta nella nostra ricerca per tutto quello che fate. Nell'ultima giornata in cui abbiamo presentato le grandi ricerche di Ateneo, il vostro dipartimento, era palese, ha spiccato, veramente suscitando un interesse straordinario per alcune, appunto, ricerche che qui state svolgendo. Tanto più che la partita non era facile, considerando la natura estremamente composita del nostro dipartimento di scienze, con effettivamente la biologia, la fisica della materia, la chimica, la presenza di ingegneri. Tutto questo non è facile da amalgamare, è un processo che ormai può dirsi pienamente compiuto, con diverse anime che sono invitate a dialogare sempre di più tra di loro, e lo stanno facendo sempre di più. Due, noi ci attendiamo moltissimo dal vostro dipartimento per orientare la ricerca di Ateneo, nel senso che ormai è cosa comune in tutte le università praticamente del mondo, naturalmente noi apparteniamo al gruppo europeo, come si chiama di specie, benissimo, tutte le università del mondo si stanno, come dire, orientando verso quegli obiettivi che sono stati fissati dalla Carta 2030 delle Nazioni Unite sulla sostenibilità. I 17 goals di quel documento costituiscono ormai proprio il punto focale che dà la prospettiva a tutte le linee di ricerca al mondo. In verità sono due le grandi linee di ricerca sul quale si stanno sviluppando, si stanno lanciando tutte le università praticamente del mondo. Uno è la sostenibilità declinata in tutte le sue accezioni, la seconda, che pure interessa particolarmente il vostro dipartimento, è quella del cosiddetto aging, cioè tutti i problemi sollevati dall'avanzamento dell'età della popolazione. Questo è anche un problema che suscita l'interesse e, come dire, l'intervento di tutte le discipline, dalla giurisprudenza all'economia al management, e ovviamente voi, con soprattutto la biologia e tutto quello che è affine alla ricerca in chimica e in biologia e medicina. Ora, noi qui ci stiamo focalizzando sui problemi della sostenibilità. Roma 3 sta cercando di, e avete ricevuto da parte
del appunto nuovo prorettore, abbiamo creato un nuovo prorettorato alle politiche della sostenibilità, il professor De Filippis che ha assunto questa funzione, stiamo cercando di mappare, fare un censimento di tutto quello che stiamo facendo in Ateneo in questo ambito per trovare il modo di coordinarci, per coordinare queste ricerche e vedere di farle convergere verso dei punti comuni. Ieri nel Dipartimento di Ingegneria si è svolto un primo importantissimo incontro con l'ISPRA dedicato ai problemi dell'inquinamento dell'aria da un punto di vista proprio ingegneristico, e la partecipazione numerosissima dice l'interesse che c'è in Ateneo per queste tematiche. Adesso coordineremo tutte queste ricerche, ma non c'è dubbio che il Dipartimento di Scienze costituisce la punta più avanzata in questo ambito. Acqua, animali, tutto quello che è vivente, quello che è dunque la vostra materia, deve guidare Roma 3 nell'individuare quei goals che più ci interessano, tra i 17. Questo non c'è dubbio. Dunque, questa è la grandissima scommessa che c'è. A proposito di essere vivente, io voglio ricordarvi che il vostro Dipartimento veramente esprime la mia gratitudine, è il principale partner della Notte delle Idee che l'Ambasciata di Francia organizza ogni anno. Quest'anno il tema che è stato lanciato attraverso il mondo per una Notte delle Idee in cui si discuterà, si parlerà, si illustrerà, è il tema è essere vivente. In verità in francese è un piccolo gioco di parole, être vivant, che vuol dire essere vivo e essere vivente allo stesso modo. Il 30 di gennaio dalle 18 in poi, fino a mezzanotte, siete tutti invitati, ma siete i protagonisti, siete voi, al nostro Dipartimento di Architettura, a Mattatoio, dalle 18 in poi, dove il Dipartimento di Scienze, cioè voi con l'Ambasciata di Francia, avete organizzato questa enorme notte proprio di dibattiti, conferenze, discussioni con i massimi biologi, scienziati, filosofi di tutto quello che è essere vivente. A questo punto qualcuno ha chiesto al professor Bologna se potevamo chiamare anche un esperto, il nostro esperto di ghiaccio. Lui ha risposto no, lui no. Se c'è qualcosa che non vive è nel ghiaccio, era in Antartide. Bene, questo per dire cosa, tutta la gratitudine di Roma 3 nei vostri confronti e quanto ci aspettiamo da voi. Un ennesimo segnale è venuto l'altro ieri, dove ho avuto il privilegio di presentare alla conferenza dei rettori dell'Università del Lazio il progetto di una vostra nuova laurea triennale in protezione dell'ambiente. Anche da questa ci aspettiamo moltissimo, crediamo che così andiamo proprio nella giusta direzione nell'intercettare una sensibilità sempre più diffusa che ha bisogno di uscire da tutto quello che era il grande vago discorso sul verde per diventare proprio professione, ed è proprio quello che noi facciamo. Grazie a voi tutti.